Ciao ragazzi, sono chiamatemi guerriera, chissà cosa farò con i guanti, chissà. Ciao raga, oggi vi parlo di questa tinta qui, è un biondo scuro, l'ho presa appunto nel supermercato dove vi ho fatto vedere il video spesa. E niente, non so quanti di voi fanno le tinte fatte in casa, sono molto comode quando non si ha voglia di andare dal parrucchiere, eccetera. E comunque, ovviamente non vi mostrerò l'applicazione, però ve la descriverò e vi descriverò cosa c'è dentro questo pacchettino. Allora, troviamo questo e sarebbe l'ossigeno. Poi questo è il colore. Il colore va dentro l'ossigeno e poi bisognerebbe agitare e mettere questo beccuccio qui per distribuirla bene sui capelli. Poi questo è il balsamo che viene messo dopo il primo shampoo. E poi c'è un paio di guanti per non sporcarsi i capelli. Ovviamente userò anche un pettine. Io sono abituata a metterla nella ciotolina. Adesso vi mostro. Allora, come vi dicevo, io uso la ciotola e il pennellino. Poi userò anche un pettine per pettinare i capelli e dividerli in ciocche. Ma la prima cosa importantissima è usare un po' di crema nella cute, nella pelle, così il colore non sporcherà la cute. E niente, subito dopo il passo successivo è dividere col pettine a coda, è meglio a coda perché è più comodo, però mi raccomando, non usate mai i pettini a coda di ferro perché ossidano il colore, sempre tutto in plastica. Se no potete anche usare un pettine normale come questo, fate una croce con i capelli, nel senso riga in mezzo fino a dietro e orecchio orecchio, quindi i capelli verranno divisi in quattro ciocche. Si inizierà davanti con tutte la cute e lunghezze, prima destra poi sinistra, e poi si farà le due ciocche dietro. Sempre prima destra e poi sinistra, cute, lunghezza. Allora, io per comodità e anche perché ho spiegato una volta, era il mio lavoro, lo metterò nella ciotola. Quindi questo è l'ossigeno. L'ossigeno attiva il colore. Questo è il colore 7.0. È un biondo scuro. Lo metto tutto. Ecco qua. Scusate, che devo spremere bene. Ecco. Questo è il risultato. E adesso andrò a emulsionare. Così. Finché diventa una bella cremina. Ecco qua. Adesso andrò ad applicarlo. Il tempo di posa è mezz'ora, poi verrà sciacquata e la testa. Fatto il primo shampoo, fatto lo shampoo e poi usato il balsamo come ci si lava normalmente. Un altro consiglio che vi do: massaggiate molto il colore così non rimane attaccato alla cute. Massaggiatelo tantissimo, aggiungete acqua, massaggiate prima di sciacquarlo definitivamente. Così non si attaccherà alla cute, vi darà anche lucentezza il capello. E raga, spero che questi consigli vi possano servire. Io vado ad applicare il colore a mia mamma. Mamma, sei pronta? Andiamo bene, raga, ciao. Raga, non scordatevi di mettere i guanti, se no vi sporcate e vi impiastrate tutti. Ciao.